Lo so che quasi sempre inizio mostrandovi qualche spada figonza o qualche lama incredibile. Credo si sia capito il mio interesse per l'arma bianca. Adoro un sacco io le spade, ma anche armi del genere sono incredibili. Ma vuoi mettere la Crucible con le animazioni della katana di Cyberpunk? Cioè, di che stiamo parlando? Ora sì che effettivamente questa spada ha il suo massimo potenziale. Attacco in corsa! Attacco pesante! Mamma mia, un affondo! La cosa bella è vederlo in terza persona e poi in prima persona. Bellissimo. E mica solo con la Crucible. Non vuoi una katana con un'animazione da katana? O una plasma katana con la stessa animazione ma una mano? Vediamo. Magnificent. Wow, è bellissimo. Attacco in corsa. Meraviglioso. Tiriamola fuori. Quella, subito, appena tirata fuori già un attacco. Wow, velocissimo, proprio come in Cyberpunk. L'unica cosa negativa è che se usi questa animazione non si fa l'animazione del plasma. Se però metti quella a due mani, l'animazione la fa, ottimo. A due mani ha tutto il suo perché effettivamente. Attacco in corsa, bellissimo. Cosa hai appena fatto tu? Meraviglioso, oddio. Cioè se cammino e faccio l'attacco pesante fai questa roba? Potrei aver appena trovato la migliore animazione per una spada possibile. E giusto per rimarcare il mio amore verso le spade e le lame in generale, ecco un'altra bella spada. Una spada da cavaliere. Una spada corta, certo, ma con un grande potenziale. Guarda qui, 109 di danno. Ma certo. E se voglio cambiargli il colore mi serve la pittura, ottimo. Sotto ogni aspetto sto diventando una vera guerriera. Presto potrò indossare questa armatura con orgoglio. Ma fino ad allora la giacca dei samurai sarà la mia grande compagna. Chissà se posso duplicare il dente di Cramv per ottenere il potenziamento leggendario. Bene allora, Piper, ti devo chiedere di tornare a casa tua per il momento. È ora di separarci. Tu invece, Nick, vieni con me. Occhi aperti. E a questo giro, Ada, vieni con noi. Basta stare qua sui pomodori, andiamo a caccia del meccanista. Sono stufo che dei robot fastidiosi attacchino i miei insediamenti. È il momento di andare alla General Atomics, allora. E chissà, magari tra una cosa e l'altra andiamo anche al quartier generale della Voltec. Però sono salito di livello. Come potrei usarlo questo punto? Potrei usare artigliere pesante livello 4. Anche perché per scienza mi serve il livello 41. Aspetta, cosa mi serviva per aumentare il lanciafiamme? Mi serve artigliere pesante. Hai capito. E allora artigliere pesante sia. Finalmente è arrivato il momento di potenziare al massimo il nostro lanciafiamme. Che fa anche danni al plasma. Eccolo qui, 52 di danno. Il barrel l'ho messo quello corto perché giustamente uno non è che spariamo chissà quanto lontano e due fra tutti e due è quello che fa più danno. Per potenziarlo ancora di più però ci serve sia scienza che artigliere pesante. Però facciamo il pressurizzato al napalm almeno. Se però portiamo scienza al 4 lo rendiamo anche nucleare. Ma ci serve la gamma gun che non abbiamo. Va bene, il mio obiettivo è farlo al napalm allora. E comunque sì, ce l'ho fatta a duplicare il dente di Cramp. Però a quanto pare a differenza del vestito di Grognak, questo è un potenziamento unico di questa lama. Non posso staccare questo potenziamento. Peccato. Vabbè, non importa, abbiamo due denti di Cramp ora. Il posto più vicino alla General Atomics è il castello. Oh, che bello il castello dopo che l'ho rimesso a nuovo. Con tutte le luci poi. Sai qual è il grande problema? Tra l'altro ho appena notato una cosa, ma questa cosa è clippata malissimo. Ma guarda! Non ci avevo mai fatto caso. Cioè non avevo mai fatto caso che questa zona di piastrelle poi c'è un buco. Ma dai!
It just works. Scusate il momento off topic. Ora che l'ho risistemato, sta proprio bene, ma un grande problema di Fallout 4 è l'illuminazione. Dovrei vedere se c'è qualche mod che aumenta la luminosità. Aspetta. Ma quello è un Vertibird. Che sta facendo? It just works. Contro chi sta combattendo? Vabbè, la risposta potrebbe essere ovvia, contro dei predoni. E hanno appena perso. Fantastico. It just works. Complimenti alla confraternita. Sì, sono dei predoni. Adesso arrivo, vi spacco tutti la faccia. Aspetta che arrivo, eh. Eccomi qua. Oh, il braccio. Fighette. Dove siete, canaglie? Mamma mia, con l'animazione della katana questa cosa è bellissima. Dove sei che ti faccio l'attacco incredibile? Vieni qua. Ecco fatto, infilzato. Però volevo fare l'attacco in salto io, me l'ha interrotto. Vabbè, dicevamo. Ecco la General Atomics. E là? C'è qualcuno? Il nemico è qui. Chi è? Ah, un iBot. Aspetta che... Ora vi... un nucleo di fusione. Adesso vi inculo a tutti. Non mi frega niente che siete dei robot. Vieni qua. Spacco. Mamma mia, che cattiveria. Lo so, Ada. Però finalmente tu combatti ora. Attacco incredibile. Vieni qua, maledetto. Certo che combattere corpo a corpo contro questi robot a volte è più un problema che altro. Però la mia spada è tecnocida. Non potete fermarmi. Dove sei, maledetto? È un bip aggressivo addirittura, eh? Tieni! Ecco fatto. Apri la porta. Salve, unità 761. Ti do il benvenuto al Dipartimento Controllo Qualità della General Atomics, dove ci assicuriamo che le funzionalità siano all'altezza dei nostri... Non so di cosa stai parlando, voce. Certo. Ok. Cacchio è successo qui? Perché scompare il muro? Boh, guarda, non lo so. It just works. Un leggendario. Aspetta che appena trovo modo di aprire la porta ti spacco in due. Granata. Ecco fatto. Mi aspettavo qualcosa di più almeno. Ecco fatto. Non c'è più nessuno, tranquilli. Una T-51 leggendaria. Ottimo. E il congegno del meccanista. Minchia, è esploso tutto. Innanzitutto dobbiamo verificare le tue abilità comportamentali e la tua disciplina. Un membro del controllo qualità assumerà il ruolo del tuo ipotetico assistito, il piccolo Timmy. Il piccolo Timmy ha rotto un vaso prezioso mentre giocava correndo in casa. Il vaso era un ricordo di famiglia e non si può sostituire. Per favore, punisci adeguatamente il bambino. Punisci il bambino. Fantastico! La punizione appropriata consisteva nella separazione del bambino da ogni potenziale fonte di intrattenimento. E ricorda, le punizioni corporali sono severamente vietate, a meno che l'utente non le attivi nella modalità di configurazione. Ma come? Prego, procedi nella seconda stanza di verifica. Un'unità Miss Nami deve essere in grado di identificare le necessità dei suoi assistenti. Ti prego, non dirmi che devo cambiare pannolini. Il bambino che piange e soddisfa le sue necessità. Neonato in provetta, ma che vuol dire? Tieni il sonaglietto, tieni il giocattolo. Ti bastano i giocattoli? Che vuoi ancora da me? Tieni, vuoi il biberon? Corretto, il bambino. Ecco fatto. Il tuo sistema di analisi del tono vocale sembra funzionare correttamente. Meno male. Approfitta di questa occasione per riconfermare che nel tuo sistema non siano rimaste procedure vietate di imbavagliamento. Della serie. Ora procedi alla terza stanza di verifica. Ok, vediamo. Ora verificheremo la tua matrice di rilevamento dei pericoli. Giddy Buttercup. Per favore, rendi sicuro l'ambiente spostando tutti gli oggetti pericolosi in luoghi in cui le piccole mani non possano raggiungerli. Per tipo favore, là sopra? Pericoloso. Beh, sicuramente un macete nel frigo è pericoloso.
Anche una chiave inglese è pericolosa. Splendido. Tutti gli oggetti potenzialmente pericolosi sono stati allontanati dalla portata del... Visto, Nick? Sono una nanny. I bambini hanno l'incredibile capacità di trovare nuovi modi di farsi male. Quello è vero. Non sono mai davvero sicuri. È richiesta diligenza assoluta. Maledetti bambini che si fanno male. Sembra che tu sia pienamente funzionale e possa tornare in servizio. Grazie. Per favore, uscendo, prendi un nucleo di fusione sostitutivo dalla cassaforte in corridoio. Ah, è un premio. La ringrazio. Come premio però mi prendo anche il cavallo. E anche Jangles, la scimmia lunare. 3 nuclei di fusione addirittura. E la madonna. Ricordo dei bei tempi andati. No, un ricordo di una missione secondaria che nessuno ha cagato. Troppe radiazioni. Oh, che bel tempo. Voi due siete fortunati che non ve ne dovete preoccupare però. Ehi, Ada, sai a cosa serve questo? Ada? Ha recuperato qualcosa da quel robot? Sì, c'era un componente interessante. Sì, c'era questo componente interessante. Intrigante, esaminiamolo. Una tecnologia molto interessante. Se la mia analisi è esatta, questo è un segnalatore radar. Forse è così che il meccanista tracciava il cerebro bot che lei ha distrutto. La logica vorrebbe che lei installasse questo segnalatore dentro di me per avere un vantaggio. Sì, effettivamente è una logica accattivante. Speriamo che sia sicuro. Speriamo solo che sia sicuro. Concordo. Per un'adeguata installazione dovrà usare un banco da lavoro robotico. E dovrò esserci anche io. Ma va, se devo installarlo dentro di te. Risorse, consiglio di restare insieme fino all'avvenuta installazione del segnalatore radar. Certo, Ada. Ada, il banco da lavoro robotico è pronto. Vieni qua che ti modifico. È tempo di operare. Si assicuri solo di non scollegare elementi essenziali mentre armeggia con i miei circuiti. Dopo che sarò sul banco da lavoro robotico, installi il segnalatore e io penserò al resto. Certo, Ada. Modifica speciale, segnalatore radar. Ecco fatto. Tutto bene, Ada? Un momento. La modifica è andata a buon fine. Il nuovo hardware è stato rilevato e il software si sta aggiornando. E installazione completata. Beh, devo dire che quella lucina che ti esce dalla spalla... Il segnalatore radar ti sta un po' male. Riceve un potente segnale codificato, ma non riesco a risalire alla sua origine. No? Dici che è colpa del meccanista? Dici che il meccanista sa che stiamo manomettendo il segnalatore. Ho già installato delle misure di sicurezza per schermare la mia posizione. Questo impedirà anche di ricevere comandi sulla frequenza del segnale. Okay. Sfortunatamente, uno di quei comandi ci aiuterebbe a determinare la fonte del segnale. Ah, quindi o disattiviamo le sicurezze oppure siamo fregati. Cominciamo bene. Cominciamo bene. Sicuramente. Con un altro po' di aiuto dovrei riuscire a decifrare il segnale e individuare il meccanista. Fortunatamente rilevo un altro cerebro bot nel Commonwealth che sta ricevendo lo stesso segnale. Ah, andiamo a caccia di robot allora. Finalmente abbiamo un vantaggio. Forse, ma non è così semplice. La codifica del segnale originario è complessa, ma non impossibile. Nulla è impossibile per noi. Se mi procurassi altri due segnalatori, avrei le chiavi e gli algoritmi per potenziare le mie routine di decodifica. Va bene, andiamo a caccia allora. Facciamolo. Carico la posizione del cerebro bot sul suo Pip-Boy. Faccia attenzione, questi robot girano in gruppo, perciò si aspetti una tenace resistenza. Nah, tranquilla. Non ho nulla di cui preoccuparmi. Il prossimo segnalatore è qua, ma è molto probabile che si sposterà. In su o in giù, questo non lo so. Ma guarda! Gente della confraternita che è appena stata quasi ammazzata. Un gunner leggendario, quello è mio. Non vi azzardate, lui è mio. Ecco fatto. Una VH-77 leggendaria, carina. Ehi, certo che per essere la confraternita ce ne mettete di tempo per uccidere un nemico, eh. Guarda lì come è messo il vostro Vertibird. Ne avete lasciato giù uno, eh. Mi spiace, mi sa che non tornano a prenderti. No, è rimasto fermo per fortuna. Ma guarda, abbiamo trovato un uovo di Mylurk in mezzo a un cimitero. Dove è finito? Eccolo. Scusami. Scusami. Una Jagger Dual? Sul serio? Tra l'altro Lucky, ma quello è un discorso a parte. Ok, quest'arma non pensavo certo di trovarla su un cadavere. Certo, le nostre Seribu sono bellissime come armi.
Non lo voglio negare, ma queste hanno un fascino tutto loro. Dobbiamo vedere come si potenziano. Bellissime. Siamo anche saliti di livello. Forse dovrei iniziare ad aumentare chimico, così posso fare la ibrida MK5. Ma per adesso può aspettare. Meglio andare su hacker. Eccoci arrivati. I robot sono proprio qui davanti a noi ora. Che è sto suono? Ah, è un Night Stalker. Ma ciao. È un cucciolo. Oh, piccolini. Dai, non vi uccido. Non sono qui per voi, ma sono qui per loro. Maledetti robot. Adesso vi ammazzo. Mi hanno circondato, Pensate di riuscire a fregarmi, Un trucco così banale. E invece non mi riuscirete a fermare. Aspetta, dove sei? Ben fatto. E questo è leggendario, da dove è saltato fuori? Un Gauss? Serio? Ah beh, la nostra fortuna sta aumentando proprio alle stelle, proprio pam pam. Ed ecco qui il secondo segnalatore. Signorina, tutto bene? Tuo arrivo è stato provvidenziale. Stai cercando un posto dove andare? Stai cercando un posto dove sistemarti. Può essere. Perché? Tu conosci qualche bel posto? Sì. Vai pure a Sanctuary. Ci vediamo là. Grazie. E per qualche incredibile motivo la mia faccia è estremamente sporca. Ah, peccato per questa che è morta però. Ho il secondo pezzo. Sei contenta? Un segnalatore radar un po' ammaccato, ma ancora funzionante. Andrà benissimo. E con un po' di fortuna ci aiuterà a rintracciare il meccanista. Vedrai che funzionerà. Vedrai che funzionerà. Lo spero davvero. Avvierò la procedura di decifrazione, ma potrebbe richiedere tempo. Non c'è fretta, ma è tranquilla. Ho rilevato un nuovo segnale da un altro cerebrobot. Dovrebbe essere l'ultimo che ci serve. Perfetto, andiamolo a prendere. Ottimo lavoro, Ada. Grazie. Se i miei calcoli sono esatti, il segnale proviene da... non mi piace. Luogo confermato. Il cerebrobot è alla stazione satellitare di Fort Hagen. Fort Hagen, forse un problema. Oh, che paura. Rust Devil, che paura. Non esprimerei giudizi affrettati. La mia vecchia carovana li ha incontrati una volta mentre attraversavamo il fiume verso la città. La tua vecchia carovana non era armata come me. Che usano i robot per le loro scorribande. Battono il Commonwealth alla ricerca di quelli come me. Se non riescono a programmarli, li smontano per ricavarci i pezzi di ricambio. Che pezzi Forse di merda. Forse sono una minaccia più per me che per lei. È giusto che lei abbia tutte le informazioni. Detto Grazie. Questo, a prescindere da cosa ci aspetta, posso continuare a decifrare il segnale lungo la strada. Partiamo? Assolutamente. Andiamo da Rust Devil. Per fortuna non eravamo molto lontani, però mi sembra di vedere qualcuno lì che si muove. Oh, aspetta. Eccolo, è il robot quello lì di Nuka World, lo sapevo. Eccone lì uno che si muove. Aspetta, resta lì. È leggendario. Dove è finito? Allora, aspetta, prima liberiamoci delle torrette. Ecco fatto. Via questo robot. Via anche quest'altro robot. Oh, ma sono furbi, vanno nelle loro stesse trappole. Stai fermo. Ah, dannazione. Questo qui è resistente. Doom Protectron. Cacchio, che spavento. C'è da aver paura allora. Dov'è quello leggendario? Dove sei? Eccolo lì. Rifallo un'altra volta. Ecco fatto. Fammi vedere. Un Ichka modello 37. Infligge il doppio dei danni se il bersaglio è al massimo. Questo è buono per un cecchino. Oh, meno male. Wow, tu certo eri spaventoso. Però cadere nelle vostre stesse trappole è proprio da fessi. Fessi. It just works. E il robot che stiamo cercando è nascosto qua dentro. Come lo apro? Ho bisogno di un terminale. Ed eccolo qua sopra. Apri la porta. Quindi l'ultimo robot lo nascondete qua sotto, dove palesemente c'è un errore di scrittura? Delle semplici trappole. Ma chi credete di fregare? Seriamente? Ehi là, stronzi!
Ecco fatto, niente più braccetto. Ada, da quando ti ho messo quelle armi io ti ho rivalutato tantissimo. Ehi, aspetta. Siete in troppi. Ecco fatto. Allora, un leggendario e un catalyst leggendario. Un altro leggendario e un reaper leggendario. Che è successo? E sono morto. È cambiato il mio premio. Un lever action leggendario. Wow. È la tua fine. Mi hai sentito? Wow, un reaper radioattivo. A sto giro mi sa che sono io che ricarico, giusto per avere qualche leggendario migliore. Perfetto. Oh, questo è interessante. Bene. Ma questa lo è ancora di più. Nick, hey, tu puoi entrarci? Fatto e fatto. Perfetto, vai allora. Non avrei creduto che Nick poteva entrare dentro le armature atomiche. Ah, che bello che è. Ed eccoci arrivati. Qui si nasconde l'ultimo robot. E l'ultimo robot è grande, grosso e cattivo. Jezabel. Non sembri appartenere ai Rastberg. E cosa ci fai qui? Sto cercando un segnalatore. Cerco un segnalatore radar. Un segnalatore radar? Interessante. È un componente molto particolare. E tu non sembri il tipico saccheggiatore. E tu che ne sai? Secondo i miei calcoli, al 98,8% stai cercando il meccanista. Beh, può se essere. Se fosse, e io non sbaglio quasi mai, allora potremmo trovare una specie di accordo. Ah sì? Ti ascolto allora. Ti ascolto. Magnifico. Allora, lascia che ti spieghi. Ora, come posso spiegartelo secondando le tue capacità di elaborazione? Dimmelo in parole semplici. Il meccanista e il mio segnalatore radar non basta. Dovrai ottenere l'accesso al rifugio. Ok, e come lo ottengo? Ma tu dovrai soddisfare due semplici condizioni. Sentiamo. Come prima cosa, devi portarmi il più lontano possibile da questi pazzi. Plausibile. E come seconda cosa, trovami un nuovo corpo. Soddisfatte le due condizioni, ti darò tutto quello che ti serve. Perfetto. Affare fatto? Ci sto, però chi mi garantisce che rispetterai l'accordo? Chi mi garantisce che rispetterai l'accordo? Nonostante il cervello umano che galleggia nel biogel dentro la mia testa, devo rispettare la mia programmazione. Mi duole ammetterlo, ma una delle mie direttive comporta l'impossibilità di mentire. Ah, beh allora. Sebbene non sia certo il robot più affascinante che tu abbia mai incontrato, non potrò violare l'accordo che abbiamo stabilito. Beh, ti ora, ringrazio allora. Tutto questo, siamo d'accordo? Affare fatto. Affare fatto. Una decisione saggia. Una volta giunti a destinazione, ti cederò il mio segnalatore radar in segno di buona fede. Grazie, Jezabel. Ti consiglio caldamente di non indugiare oltre in un luogo così ostile e di farci uscire da qui. Certo, vieni con me allora. Oh, ma guarda, qualcuno si è appena svegliato. Allora, non è il caso di aspettare altre orribili mostruosità. Casco di ACAB. Bello. Ma guarda, il bullying. Uno, due e vai. Ah, quasi strike. Stando alla mia limitata esperienza con te, direi che abbiamo il 65% di possibilità di uscire da qui. Solo? Non ottimale. Uno sforzo maggiore potrebbe influenzare le nostre probabilità. Io invece penso che avremo il 100% di possibilità, mia cara. Ivy, aspetta. Calmi tutti. Non riesco a vedere niente. Ecco fatto. Tutto risolto. Se avessi avuto un corpo, beh, in un modo o nell'altro. Ottimo lavoro. Ti ringrazio. Trovato qualcosa di utile? Direi di sì. Ho trovato una bella armatura leggendaria e una Tesla Rifle. E quasi quasi mi rubo anche il frame.
sempre con la musichetta di sottofondo. Ci siamo. Oh, ah che bella! E il cadavere che fine ha fatto? Beh, ora sappiamo che se voglio rubare un'armatura prima devo depredare il corpo. Ecco qua il fucile, questa volta col cavolo che lo perdo. E ora possiamo sistemare l'armatura. Certo che i Rust Devil di roba interessante ne avevano, eh? Come questa testa da Saltron. Grazie al cielo siamo usciti da quel buco. Meno male. Non pensare di aver finito. Mi rifiuto di collaborare finché non avrò un corpo che rispecchi i miei standard. Certo. Beh, Ada, è stata un'avventura. Ehi, tieni, Ada. L'ultimo segnalatore radar. Quando hai finito mi servirebbe quella testa. Certo, non ci vorrà molto. Ecco qui, è ancora tutta intera. Grazie, come Ada, con le tue splendide manine. A noi serviva soltanto il suo segnalatore radar. Oltretutto i Cerebrobot sono famosi per essere, come dire, molesti. In realtà ci serve ancora, lei sa dov'è il meccanista. Ci serve ancora, Ada. Potrebbe aiutarci ad accedere al rifugio del meccanista. Certo. È evidente che il meccanista non solo ha tenuto segreta l'ubicazione del suo rifugio, ma l'ha anche messo al sicuro dagli intrusi. Giustamente. Mi dispiace, non avevo considerato questa possibilità. Ah, tranquilla. Ultimamente, come aiutante per gli umani, sono poco efficace. Sì, e ripeti sempre le stesse frasi. Comunque, rassicuriamola. Non dire sciocchezze. Se non fosse stato per te, non saremmo arrivati a questo punto. È gentile da parte sua. Da quando ho lasciato che morissero i miei amici della carovana, mi sento insufficiente. Non è stata colpa tua. Sono stata io a decidere la strada il giorno che ci hanno attaccati. Se avessi scelto un percorso alternativo, forse sarebbero ancora vivi. Ci sono momenti non puoi vivere nei forse. Mi avesse programmato disattivando la modalità di personalità. Almeno non mi sentirei così scossa. La tua personalità ti rende unica. La personalità ti definisce come individuo. Non dimenticarlo mai. Ha ragione. Con la personalità disattivata, tutti i bei momenti ricordati come Ada sarebbero andati persi. Non voglio che succeda. Brava, Ada. Forse avevo davvero bisogno di sentirlo dire da qualcun altro. Grazie. Di nulla. L'ho distratta fin troppo a lungo. Completerò i miei calcoli mentre lei si occupa della nostra nuova conoscenza. Jezebel, spero che ci fornisca l'accesso al rifugio del meccanista. Così potremo risolvere questa assurda situazione una volta per tutte. Vai tranquilla, Jezebel, è il momento di rispettare il nostro accordo.